FNARC, la Federazione degli Agenti e Rappresentanti di Commercio di Confcommercio, è stata presente al Forum Agenti svoltosi in Fiera Milano il 29 e il 30 novembre con un proprio stand. Stand dove gli agenti intervenuti hanno potuto ricevere consulenze gratuite di carattere fiscale, contrattuale, legale e previdenziale. E sabato mattina, dopo l'Assemblea Nazionale Annuale, FNARC ha tenuto la sua giornata nazionale dell'agente, premiando i 60 agenti di commercio con maggiore anzianità sindacale e di servizio. Una cosa che abbiamo già provato a fare in altri settori, soprattutto in altre regioni, qui a Milano naturalmente l'abbiamo completata, abbiamo fatto una cosa che secondo il mio punto di vista ha avuto un successo strepitoso. La prima giornata sono entrati più di 5.000 agenti di commercio, che non è facile mobilitare. È infatti una fiera integralmente, interamente dedicata agli agenti di commercio. In questa sede gli agenti di commercio hanno la possibilità di incontrare oltre 160 aziende, aziende italiane, aziende estere che sono in cerca di agenti di commercio per promuovere il proprio prodotto, il proprio servizio all'interno dei mercati. Noi dovremmo avere un riconoscimento dovuto alla specificità della nostra professione, dovremmo avere un riconoscimento dal punto di vista anche dei consumi. Il messaggio è uno solo: uniti si può vincere anche delle battaglie incredibili come quelle del fisco. Naturalmente io penso e mi auguro che questo fatto qui del forum possa servire per questo e possa servire per l'altro fatto importantissimo, trovare lavoro. Perché anche gli agenti di commercio stanno soffrendo molto in questo senso. Qui c'è l'opportunità di trovare business e di trovare quindi occasioni di collaborazione e di sviluppo di collaborazioni. La gran parte del PIL nazionale passa attraverso le mani dell'agente di commercio. Pensate che a noi non viene riconosciuta ancora la totale esenzione per esempio dall'IRAP, anche se la stragrande maggioranza degli agenti lavora senza collaboratori, cioè lavora da solo, col computer, con la scrivania, con la macchina. Noi abbiamo ancora una detrazione limitata per uno strumento professionale come l'autovettura, che è il nostro ufficio in realtà. Quindi è un problema complesso, perché noi andiamo a chiedere qualche cosa in un momento in cui la generalità, cioè tutta la situazione produttiva e fiscale della nazione, non è in grado di darci questo, è molto difficile. Siamo qui presenti con questo nostro spazio, all'interno del quale abbiamo tutto il nostro staff, tutta la nostra organizzazione. Oltre ai nostri consulenti abbiamo la presenza di quelle che sono i servizi e le opportunità offerte dal sistema di Unione Confcommercio, che è il sistema all'interno del quale FNARC rientra. Il far parte di un'associazione vuol dire che in questo essere prevalentemente soli, non si è soli ma si è accompagnati da qualcuno che conosce bene e condivide i tuoi problemi, le tue esigenze e soprattutto ti può aiutare, perché tutti insieme possiamo aiutare l'un l'altro, aiutarci tra di noi per superare i nostri problemi. Questo vuol dire che un agente di commercio che si associa a FNARC ha l'opportunità di avvalersi di una serie di servizi, tra cui Ente Mutuo, che è l'ente di assistenza sanitaria creato da Confcommercio ed esclusivamente dedicato agli associati di Confcommercio. Abbiamo Fidicomet, abbiamo Centro Impresa e quindi queste sono le opportunità che offre l'intero nostro sistema. È per questo che siamo qui, per presentare il nostro servizio e le opportunità che per tutti gli agenti di commercio sono a disposizione. Oggi è cambiato molto il sistema della vendita, è diventata una grossissima sfida che spesso e volentieri non riesce a soddisfare le richieste economiche dell'operatore, cioè dell'agente che lavora. Fondamentale per il nostro iscritto, quindi per l'agente di commercio, è la verifica del contratto d'agenzia prima che venga firmato, perché è l'unico strumento che per l'agente rappresenta una tutela assoluta. I rischi è che vengano firmate delle condizioni che, pur non essendo contemplate dal codice civile o dall'accordo economico, debbono essere necessariamente rispettate dall'agente. FNARC in questo può mettere a disposizione i propri consulenti per una verifica capillare del contratto d'agenzia. Il futuro dell'agente di commercio io credo che si possa interpretare su due fronti. Bisogna sicuramente fare rete tra gli agenti, perché le aziende mandanti oggi chiedono territori sempre più vasti. Un'altra questione è di usare nuove tecnologie che aiutano a gestire fatturati sempre più alti. Un altro fronte è quello però di non dimenticarsi quello che hanno fatto gli agenti di commercio finora, saldare le radici nel passato e cercare di fare un patto generazionale in cui, diciamo, le persone che hanno fatto per
5 anni di agente di commercio, trasmettono però quella passione, quel quid in più che deve avere un agente di commercio per poter fare questo tipo di professione.